Ero felice di lavorare per il giornale L'Ora, di fare la fotografa. Ero la prima fotografa in Italia che lavorasse per un quotidiano. Qui ero fiera, cercavo di fare il mio dovere bene. Subito però, naturalmente, non ci pensavo alla mafia, non ci pensavo. Pensavo che avrei fotografato i bambini, le donne, le strade, tutto, ma non pensavo alla mafia. Invece subito, dopo forse 3 giorni, ci fu il primo omicidio. Il primo omicidio che rimane in testa forte, forte, forte. Quando ci dissero correte, c'è un omicidio in una campagna, proprio incominciai a tremare, proprio morto. Già che i morti non avevo avuto. E comunque arrivammo sul posto ed era un morto che era lì da qualche giorno, per cui l'odore era terribile. C'era un ulivo e il vento portava questi odori. E allora tu dici, ma ora si muove, ora si muove. Invece non si muoveva proprio più per niente. Così incominciò tutta una storia durata 19 anni dentro il quotidiano L'Ora a Palermo.